città di Ciampino non può sbagliare. Sulla strada verso la gloria si erge l'ostacolo Nettuno, un ostacolo che gli aeroportuali devono superare a tutti i costi. La posta in palio è alta e l'emozione potrebbe giocare brutti scherzi. Dopo neanche un minuto, Carnevali si fa soffiare il pallone da Bambà, che calcia verso la porta, ma il suo diagonale termina sul fondo. A pericolo scampato, i padroni di casa iniziano a macinare gioco. Al 12esimo, Lalli apre per Martinelli, che mette in mezzo per Pedrocchi, che fallisce clamorosamente un rigore in movimento. Lalli continua a dispensare perle e 6 minuti dopo mette Tornatore solo davanti al portiere, ma il bomber ciampinese spara alto la più facile delle occasioni. L'asse Lalli-Tornatore si ripete al 20esimo ed ancora una volta il numero 9 si ritrova tu per tu con Paccari, regalando incredibilmente il pallone al portiere ospite. Gli ospiti si fanno rivedere in avanti 4 minuti dopo con il solito Bambà, la cui potente conclusione da fuori impegna Peri, che si oppone in qualche modo. Il Città di Ciampino produce molto ma è poco concreto. Poco dopo la mezz'ora Lalli dà nuovamente spettacolo, mettendo in mezzo per Tornatore, il cui colpo di testa è un cioccolatino per il portiere. Le numerose occasioni fallite rischiano di assumere i contorni della maledizione al 36esimo, quando Baronci spizza un calcio di punizione di Colella colpendo in pieno la traversa. Tornatore sembra decisamente in giornata no, quando fallisce l'ennesima occasione al 38esimo, spedendo sul fondo l'ottima assistenza di Citro. La ripresa procede sullo stesso copione del primo tempo. Pedrocchi decide di andare in assolo al 12esimo, seminando il panico nella difesa ospite, ma anche il suo tentativo è neutralizzato. La frustrazione sembra farsi strada nei calciatori ciampinesi, ma al 17esimo finalmente la gara si sblocca. Pedrocchi mette in mezzo per Lalli, la difesa nettunense dorme e il numero 10 ha tutto il tempo di controllare e spedire il pallone in fondo al sacco. 1-0 per il Città di Ciampino e urlo di liberazione per i tifosi. Il duello tra Tornatore e la porta avversaria continua al 36esimo, quando il numero 9 colpisce in diagonale dopo una triangolazione con Sansotta, ma ancora una volta fallisce l'occasione. Ma la fortuna aiuta gli audaci e un minuto dopo Pedrocchi cade in aria dopo un contatto dubbio e il direttore di gara concede il calcio di rigore per il Città di Ciampino, che consente a Tornatore di sbloccarsi in questa giornata sfortunata. 2-0 e partita in ghiaccio. Al 41esimo il bomber aeroportuale cerca la doppietta direttamente da punizione, ma il potente tiro è intercettato da Paccari e che in qualche modo si salva. Il definitivo tris è servito alle porte del recupero, quando Sansotta fa alzare tutti in piedi con un gran tiro dopo una bella azione personale. E la ciliegina sulla torta per la capolista. La gara finisce qui, 3-0 per il Città di Ciampino in una partita molto più insidiosa del previsto. Per stappare la bottiglia di champagne ai ciampinesi basterà ottenere un punto in quel di Gaeta.